Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Presentazione del corso di laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design. Buongiorno a tutti voi. Allora, direi che facciamo così. Vi facciamo una prima breve presentazione del nostro corso di laurea. Io sono Bertrando Bonfantini, ne sono il coordinatore. Con me c'è il professor Ponzini, che insegna sul nostro corso di laurea, e facciamo la presentazione e poi un po' di dibattito con le vostre domande. E dove si colloca è una laurea di secondo livello, quindi una posizione intermedia tra un triennio tra la laurea di primo livello e l'eventuale poi prosecuzione su un master di secondo livello o sui studi dottorali. All'interno di una scuola di architettura, urbanistica e ingegneria delle costruzioni che è nuova, si è fondata, inaugurata a gennaio 2016 e che deriva dal confluire, dal comporsi insieme di tre scuole precedenti, e in particolare si ricompongono insieme le due scuole di architettura di questo Ateneo, architettura e società e architettura civile. Abbiamo tre corsi di laurea di primo livello: progettazione dell'architettura su più sedi, urbanistica, città, ambiente e paesaggio, ingegneria e tecniche per l'edilizia e l'architettura, un corso di laurea a ciclo unico quinquennale in ingegneria edile e architettura, e nove corsi di laurea magistrali. Questo è l'elenco. Tre di classe LM4, architettura, progettazione architettonica, architettura delle costruzioni, il nostro corso di laurea, Urban Planning and Policy Design, Architectural Design and History a Mantova, Sustainable Architecture and Landscape Design a Piacenza, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Building and Architectural Engineering a Milano e Lecco e Management of Built Environment a Milano. Come vedete, un'offerta che si compone tra corsi insegnati in italiano o in italiano e in inglese e corsi insegnati in inglese. Il nostro Urban Planning and Policy Design, la prima caratteristica fondamentale di questo corso di laurea magistrale, e vado a presentarvi i contenuti generali della nostra offerta formativa, è un corso di laurea insegnato integralmente in inglese. Si caratterizza per la sua multidisciplinarità e diciamo il campo, la sfera di competenze che coltiva sono nell'ambito della progettazione e pianificazione territoriale, politiche urbane, studi urbani e scienze sociali. Queste competenze sono orientate ad affrontare i temi del progetto urbanistico e della costruzione delle politiche a fronte dei problemi complessi posti dalle agende urbane e territoriali contemporanee. Dove vanno i nostri laureati? Tipicamente lavorano in enti pubblici e privati, in istituti di ricerca, in agenzie di progettazione e consulenza in Italia e all'estero. Quello che è importante dire fin da subito è che è un corso di laurea che si caratterizza per l'apertura a studenti provenienti da lauree di primo livello, ovviamente in urbanistica e in pianificazione, ma è aperto appunto in realtà a provenienze multiple, da studi di primo livello in architettura, in ingegneria, in scienze politiche e sociali, economia, geografia e scienze ambientali. Questo fa parte proprio della nostra della specificità del nostro corso di laurea, di essere così aperto a diverse formazioni, secondo l'idea che certo l'urbanista si può formare, diciamo, attraverso un profilo che già abbia cominciato in maniera circoscritta a definirsi negli studi di primo livello, ma anche altra formazione tipica, tradizionale dell'urbanista nell'alveo, ma anche con provenienza appunto dall'architettura e dall'ingegneria, anche questo appartiene ad una tradizione che ha più ormai che ha più di un secolo ormai, e però appunto in realtà una formazione che può anche comporsi
con competenze di pianificazione che vanno ad innestarsi su precedenti studi di scienze politiche e sociali, economia, geografia e scienze ambientali, in quello che costituisce il tipico cuore del nostro del profilo formato dal nostro corso di laurea, che è un profilo orientato al progetto spaziale, al progetto di politiche nella relazione tra spazio e società. E quindi capite come anche tutte queste altre provenienze siano qualificanti e funzionali alla costruzione di un profilo di questo genere. Il nostro è un corso di laurea per 80 studenti, quindi è un corso di laurea circoscritto. E ne vedete un po' qua l'andamento in questi ultimi anni, con qualche fluttuazione. Vi dicevo, un corso di laurea è integralmente insegnato in inglese e fortemente aperto all'internazionalizzazione, non solo dei contenuti della didattica e della faculty di chi vi insegna, ma anche e soprattutto degli studenti che vi partecipano. In genere il mix tra studenti europei e studenti extraeuropei è di questi 80 è 40 più 40. E l'anno prossimo forse invece avremo uno sbilancio più sugli studenti internazionali, ma insomma questo è il mix tipico. Potete riconoscere come ci sia stata una progressione nell'internazionalizzazione di questo corso di studi, e che costituisce un aspetto qualificante e credo anche che possa essere di interesse per lo studente invece italiano che decide di intraprendere questo corso di laurea, non perché noi pensiamo che noi abbiamo bisogno di bravi urbanisti e pianificatori in Italia anche, ma quello di fornirvi la possibilità di una interazione con colleghi provenienti dall'universo mondo e di un'offerta formativa aperta ai problemi del progetto urbano territoriale su una scala mondiale, che possa darvi da un lato una familiarità, una predisposizione, un'apertura ai contesti internazionali, e quindi anche fornirvi una più ampia gamma di opportunità lavorative. Questo non perché il progetto di politiche urbane e del progetto spaziale in campo urbanistico territoriale si stia globalizzando, nel senso che in realtà anche attraverso questi studi imparerete a conoscere che in realtà i problemi, le agende urbane e territoriali sono tutte fortemente radicate nel rapporto spazio e società che si dà nei diversi contesti, ma noi cerchiamo di formare profili che siano capaci di interpretare queste differenze nei diversi contesti e di poter agire appunto come soggetti chiamati a governare i processi di trasformazione in questi diversi contesti. Quindi lavoriamo molto sulla capacità critica dello studente, sulla sua capacità di poter diventare interprete di problemi complessi che si dispiegano nel campo dell'organizzazione urbana territoriale nei diversi contesti del mondo. Ed è quello per cui in genere noi veniamo chiamati in Italia e all'estero. Questa almeno è la nostra ambizione. La struttura di base del nostro corso di laurea: 4 semestri per 120 crediti formativi. Un aspetto qualificante è che l'ammissione avviene certamente a settembre-ottobre, sull'inizio dell'anno accademico, ma anche con una finestra di medio termine, cioè è possibile entrare anche a marzo sul nostro corso di laurea, quindi entrando sul secondo semestre. Vedete come si compone l'offerta con con corsi obbligatori e opzionali per 68 crediti, una importante offerta laboratoriale per 36 crediti, adesso ci torno, un'attività di tirocinio obbligatoria per 4 crediti e una tesi di 12 crediti che sottolineano l'importanza di questo elaborato di tesi finale. La struttura per semestri
vedete due corsi d'ingresso, Urbanism and Planning Theory and Practice, ma anche fin da subito, il primo semestre, un primo laboratorio da 12 crediti con la scelta tra questi due, Urban Planning and Design Studio, Urban Plan Studio, dove uno si orienta di più alla dimensione sostantiva del progetto urbanistico, l'altro invece si caratterizza anche per un confronto con le forme istituzionali della pianificazione. Secondo semestre si costruisce in maniera abbastanza simile, quindi con un corso di Public Policies and Economics e Contemporary City Descriptions and Projects, cui si accompagna un secondo laboratorio tra un orientamento più indirizzato alla costruzione delle politiche pubbliche, Urban Policies and Design Studio, e un altro più invece indirizzato all'Urban Design e alla progettazione spaziale, Master Plan Studio. Quello che è interessante sottolineare fin da subito, questo corso, Contemporary City Descriptions and Projects, tutti gli anni viene affidato a un visiting professor che selezioniamo attraverso un bando che ogni anno rinnoviamo. Quindi abbiamo sempre talvolta attraverso questo bando o qualche volta quando ci interessa intercettare uno specifico profilo di professore proveniente dall'estero, lo invitiamo e per un anno questo visiting professor tiene questo corso e a rotazione andiamo a rinnovare l'insegnamento su questo. È sempre stata, siamo giunti al quinto anno di sperimentazione di questo formato didattico, è un corso che ha sempre incontrato un particolare interesse e dei professori che vengono a insegnare da noi e da parte degli studenti che sono stati coinvolti in questa attività formativa, che è obbligatoria. Sono docenti internazionali, sono tutti docenti internazionali. Terzo semestre, Contemporary City, Social Change and Policies, Regional Economics e un terzo e ultimo laboratorio tematico che a scelta del candidato potrà orientarsi al progetto infrastrutturale, al progetto avente per oggetto la casa e i temi dell'housing e un progetto orientato ai temi della sostenibilità, in particolare nel rapporto tra energia e progetto urbanistico. Sul terzo semestre comincia anche ad aprirsi l'offerta dei corsi opzionali su cui appunto lo studente può andare a caratterizzare il proprio percorso formativo. Terzo semestre, European Economics and Urban Policies, Urban Ethnography, Conflict Management and Resolution, Urban Simulation for Planning. L'ultimo semestre è fatto tutto di corsi opzionali e quindi che consentono allo studente di caratterizzare il proprio percorso formativo in uscita, con anche un workshop finale che può essere opzionato, che in questi ultimi anni ha preso le forme a quadro didattico di un corso corso intensivo laboratoriale di progettazione intitolato Milan International Architecture Workshop. È un'iniziativa interessante, trasversale al nostro corso di laurea, a quello di architettura, in cui appunto viene condotto un esercizio di una decina di giorni di progettazione architettonica e urbana con ancora una volta con docenti tutti internazionali invitati per ricoprire queste posizioni. Questo è il quadro, primo semestre due corsi da 8 e un laboratorio da 12, 28 crediti, secondo semestre due corsi da 8, un laboratorio da 12, 28 crediti, terzo semestre un corso da 8, uno da 4, un laboratorio, tutti questi che ho citato finora sono corsi obbligatori, da qui si va ad aggiungere 8 crediti di corsi opzionali e il quarto semestre sono 16 crediti di corsi opzionali più la tesi da 12 e il tirocinio da 4. E ovviamente questo è il formato standard, nulla impedisce allo studente di personalizzare il proprio piano di studi portando fin dall'inizio, insieme alle attività obbligatorie, uno dei corsi per ciascuno di questi semestri, uno dei corsi opzionali che l'offerta propone. E per quanto riguarda il tirocinio, 4 crediti formativi, 100 ore,
è un tirocinio obbligatorio, si può svolgere in Italia e all'estero e può avere caratterizzazione, può caratterizzarsi come tirocinio esterno, cioè presso per esempio studi professionali di architettura e pianificazione, agenzie di pianificazione, enti locali, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali, oppure può caratterizzarsi come tirocinio interno alla struttura universitaria e in particolare all'interno della ricerca dipartimentale dei dipartimenti che alimentano questo corso di laurea, con il coinvolgimento in gruppi di ricerca su ricerca in corso. La tesi finale è un momento importante, vale 12 crediti, è supportato da un relatore, che viene scelto tra i docenti del nostro corso di laurea, ma anche eventualmente all'interno della nostra scuola di architettura, urbanistica e ingegneria delle costruzioni. Può avere carattere teorico, ovvero un carattere critico interpretativo, oppure essere orientato al progetto, avere contenuto progettuale, o costituire, configurarsi come analisi di casi studio. È un lavoro che tipicamente si conduce individualmente, ma che anche, diciamo, io tendo a dire eccezionalmente, può svolgersi anche in gruppi minimali di massimo due componenti. Come sapete, si conclude l'esame di laurea con la presentazione pubblica ad una commissione di laurea del lavoro di tesi e con una presentazione con discussione. Mobilità, scambi in mobilità internazionale e programmi di doppia laurea. Noi abbiamo coltivato e costruito una molteplicità di rapporti di scambio Erasmus, di mobilità sia in ingresso che in uscita. Siamo un corso di laurea che è particolarmente accorsato da parte di profili europei che vengono a studiare da noi per un semestre. Vedete come siano cresciuti nel corso degli anni gli studenti europei che sono venuti a svolgere un periodo presso di noi. Un pochettino più fluttuante sono le nostre uscite, però è un aspetto su cui puntiamo molto e su cui abbiamo organizzato un'offerta di scambi, come magari poi Davide Ponzini avrà anche modo di sottolineare, articolata e qualificata. Abbiamo anche dei programmi di doppia laurea. Programmi di doppia laurea in che cosa consistono? Sono accordi che abbiamo instaurato con sedi internazionali di prestigio che a fronte di un percorso di studi che si compie in un triennio, ovvero in 6 semestri, porta a conseguire il titolo nostro presso Politecnico di Milano e presso la sede con cui sviluppiamo il programma di doppia laurea. Abbiamo 5 studenti in ingresso e in uscita con la Tongji University di Shanghai, 2 studenti ogni anno con Athens City Amburgo e 2 studenti ogni anno con l'École Centrale de Nantes. Queste sono, è la nostra offerta di programmi di doppia laurea. È anche in corso di definizione un ulteriore accordo, penso che l'anno prossimo ci si potrà arrivare con TU Berlin, con Berlino, con l'Università di Berlino, per poter avere un programma di scambio che prevede il conseguimento del titolo o da noi o da loro, ma studiando un anno da noi e un anno da loro. In questo caso, quindi, tutti questi sono programmi di doppie lauree che si sviluppano sul triennio, 6 semestri o 5 semestri, 5 semestri per quanto riguarda Tongji, e si acquisiscono i 2 titoli. Con TU Berlin, nel momento in cui riusciremo a configurare questo accordo, che si chiama Alliance for Tech, il programma prevede che si consegua la laurea presso la sede su cui ci si immatricola, ma con studiando un anno in una sede e un anno nell'altra. Vado a concludere questa presentazione, poi lascio a qualche puntualizzazione al professor Ponzini e sentiamo i vostri quesiti. Come si accede?
Come vi dicevo, l'ammissione a questo corso di laurea è consentita senza debiti formativi ai laureati di primo livello in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, ma è consentita anche a laureati di diversa provenienza italiana ed estera, sia pure con titoli idonei, previa una valutazione della carriera pregressa ed eventualmente con l'assegnazione di qualche integrazione curricolare. Vediamo più analiticamente quali sono queste condizioni. Tutti i candidati devono presentare domanda, questo è importante, anche quelli che possono accedere all'ammissione diretta. Sono ammessi direttamente senza integrazioni curricolari i laureati interni a questa nostra scuola di architettura urbanistica e ingegneria delle costruzioni di classe L21, ovvero i laureati in urbanistica, che abbiano i cosiddetti parametri assolti. Cosa sono i parametri assolti? Sono degli indicatori di carriera sulla laurea di primo livello rispetto ai quali, se il candidato ha parametri superiori alla soglia, può immatricolarsi direttamente sul nostro corso di laurea. In genere sono configurati a partire dalla media degli esami di profitto conseguiti. Ammissione diretta, ma con integrazioni curricolari, per i laureati interni a questa scuola, ma provenienti da altri corsi di laurea, tipicamente provenienti da architettura o da ingegneria, se ci fosse qualcuno di questi. Seconda modalità, per tutti i laureati interni della nostra scuola che non abbiano assolto a questi parametri e per tutti i laureati provenienti da altri atenei, l'ammissione è subordinata ad una valutazione di merito con o senza integrazioni curricolari. Questo dipende appunto dal tipo di corso di studi che si è condotto al primo livello. La documentazione richiesta è un curriculum degli studi, ovvero la documentazione relativa alla laurea di primo livello col diploma e l'elenco, la certificazione degli esami sostenuti, dell'elenco degli esami sostituti, una lettera motivazionale, un portfolio che riarticoli e organizzi una restituzione dei propri studi precedenti in funzione dell'ammissione a questo corso di laurea e un'attestazione di eventuali attività formativi extracurricolari svolte nel frattempo, diciamo, che possono completare il profilo per questa valutazione. Anche questa è una modalità ordinaria di accesso alla nostra laurea magistrale. In genere, cioè, anzi mai, è come dire, gli ingressi sulla nostra laurea magistrale si risolvono solo esclusivamente attraverso l'ammissione diretta dei provenienti della nostra laurea di primo livello. Per cui, diciamo, c'è una disponibilità di posti anche attraverso questo tipo di... Si tratta di curare bene il portfolio, tipicamente, questo richiede un po' di cura e anche di capacità di specificare, argomentare la propria intenzione ad entrare con una provenienza e una formazione diversa di primo livello, di entrare su questo corso di laurea. Terza modalità, ma non vi riguarda, gli studenti internazionali, sia dell'Unione Europea che provenienti dall'esterno dell'Unione Europea, vedono la loro ammissione subordinata alla procedura di valutazione che è gestita dall'Ufficio Internazionalizzazione. Queste due compagini, diciamo quella italiana e quella internazionale, poi si vanno a comporre in questa classe estremamente variegata che noi riteniamo costituire caratteristica qualificante interessante, diciamo, per chi venga a studiare da noi.